Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di maggio 2021. Iniziamo come sempre dagli acquisti per Star Comics. Ho acquistato il volume 13 per To Your Eternity, un volume per il quale avevo delle aspettative un po' più alte del solito per quanto riguarda questa serie, perché ero consapevole che da qui sarebbe partita una nuova saga, ma queste aspettative sono state, diciamo, disilluse, perché effettivamente il cambio di passo che mi auspicavo per questa storia non c'è stato. Come ho detto più volte negli ultimi video acquisti, To Your Eternity è una serie che mi aveva preso tantissimo all'inizio e per la quale ho continuato a nutrire delle speranze nei volumi successivi, che sono andate via via diminuendo proprio perché l'interesse che nutrivo verso la storia stava scemando e secondo me stava diventando qualcosa di molto più confuso, molto meno interessante e con una prospettiva che ha cominciato a non piacermi perlomeno tra il quinto e il sesto volume, se non ricordo male. Questo volume per me era un po' la possibilità del riscatto e della speranza, ma sinceramente credo che da qui in poi non cambierà nient'altro e di conseguenza è improbabile che il manga possa tornare a piacermi come per i primi volumi, e come ho già ripetuto negli ultimi video acquisti, sicuramente lo porterò avanti, ma per una questione di completezza, insomma, perché interrompere le serie è una cosa che non mi piace, l'ho fatto tante volte in passato, poi sono consapevole del fatto che ritrovarsi con tante serie interrotte fa sinceramente schifo, poi soprattutto vedersele nella libreria e quando vai a rivenderle chiaramente non ci guadagni molto, a meno che di non aspettare tanti anni perché diventano esaurite o cose del genere. Di conseguenza probabilmente questa serie la continuerò, ma con delle aspettative ancora più basse di prima. Sorprendentemente per questo mese gli acquisti Star Comics finiscono qui e passiamo agli acquisti per Ikari con una cosa un po' particolare, e ho deciso di acquistare Next World di Osamu Tezuka, un volume unico, un'opera, se non ricordo male, del 1951, la terza, diciamo, che va a chiudere la trilogia fantascientifica iniziata con Lost World e poi continuata con Metropolis. Quest'ultimo titolo mi era veramente piaciuto molto, diciamo che tra le prime opere di Tezuka era forse quella che mi era piaciuta di più insieme alla nuova Isola del Tesoro, e di conseguenza nutrivo delle aspettative abbastanza positive per questo capitolo conclusivo, e sinceramente non è che mi sia piaciuto molto, più che altro perché nonostante le idee sul piano strettamente fantascientifico per l'appunto siano comunque interessanti, prese singolarmente, e il contesto da guerra fredda che si stava sviluppando in quegli anni viene comunque ricreato molto bene ed è sicuramente la cosa che ho apprezzato di più, purtroppo l'opera secondo me fallisce sul piano complessivo perché ha una struttura un po' farraginosa, diciamo, con questa costruzione degli eventi un po' meccanica che rende il ritmo anche un po' lento e a tratti noioso. Infatti parliamo comunque di un'opera abbastanza corposa e sinceramente non l'ho apprezzato così tanto. Sicuramente continuerò a recuperare altre opere delle origini per quanto riguarda Tezuka e più in generale tutto il mondo delle pubblicazioni di manga, ma questa è probabilmente la sua storia che fino a qui mi è piaciuta meno. Passiamo agli acquisti J-pop, e in questo caso devo fare un discorso completamente diverso per quanto riguarda il nono volume della Fenice, un'opera che mi sorprende fin dall'inizio, anche se naturalmente alcune storie mi sono piaciute più di altre, ricordando che comunque siamo di fronte ad un'opera, diciamo, antologica e che quindi raggruppa intorno a sé delle storie accomunate a volte da elementi appunto filosofici e tematici simili, ma poi più in generale sono delle storie comunque abbastanza autonome e distaccate, e quindi anche se sono quasi sempre molto valide, ogni tanto ce n'è stata qualcuna che mi è piaciuta un po' meno, ma qui veramente siamo di fronte ad uno dei volumi più riusciti finora, in particolare il libro della vita si è rivelato davvero sorprendente. A questo punto per questa edizione mancano soltanto 3 volumi per arrivare alla conclusione e spero che siano all'incirca come questo a livello di qualità. Passando a Planet Manga, ho acquistato il volume 14 di Gunslinger Girl e si tratta di un volume che, a essere onesti,
non mi ha fatto impazzire per due motivi. Il primo è che si tratta di un volume estremamente frenetico ed azione, cosa sicuramente non disprezzabile in termini assoluti, ed era di fatto una cosa abbastanza intuibile visto il volume precedente, ma devo essere sincero, questa serie fino a questo momento mi ha preso e mi è piaciuta soprattutto per il suo lato, diciamo, più come dire, fantapolitico, o comunque per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, e di conseguenza ho apprezzato maggiormente in passato i momenti magari più ricchi di dialoghi o comunque anche più drammatici volendo, ma le fasi d'azione per questo manga, almeno personalmente, non le ritengo così strepitose come tutto il resto. Ad ogni modo, però, questo volume mi è piaciuto un po' meno, soprattutto perché è arrivato davvero in ritardo, e da qui è evidente il fatto che questo titolo in Italia è destinato a non piacere, perché quando un manga concluso da anni e anni viene ripubblicato e da mensile passa a bimestrale e poi per gli ultimissimi due volumi arriva addirittura a essere trimestrale, beh, non posso fare a meno di pensare che per l'appunto le vendite non siano molto brillanti. La cosa mi dispiace perché naturalmente siamo di fronte a un buon manga per quanto mi riguarda, ed è un po' paradossale se penso che poi di fatto è ambientato in Italia ed è ricco comunque di elementi distintivi per quanto riguarda la politica, la società del nostro paese. Però non lo so, se potevo vagamente capire la trasformazione da pubblicazione mensile a bimestrale, quella a trimestrale per gli ultimissimi due volumi è una cosa totalmente incomprensibile. Più in generale comunque rimane un'opera sicuramente interessante, e chiaramente vedremo come sarà l'ultimo volume, che sarà il 15°. Mi sono attrezzato poi questo mese per acquistare i volumi 4, 5 e 6 di Lone Wolf and Cub, racchiusi nel secondo cofanetto. I volumi teoricamente sono disponibili anche singolarmente, ma io per il primo, appunto, per i primi tre avevo preso il primo cofanetto, di conseguenza volevo mantenere l'acquisto così anche per i successivi, e sinceramente rispetto a quello che avevo detto per i primi tre volumi credo di poter aggiungere semplicemente nuovi pregi, se non ricordo male, perché sono passati almeno 4 mesi. Nel video acquisti dove mostravo i primi tre volumi parlavo di un titolo impressionante dal punto di vista tecnico-artistico e comunque molto buono sul piano della lettura, con un ritmo molto veloce e frenetico e con delle scene super spettacolari. Ecco, rispetto a queste due cose sicuramente eccezionali, devo aggiungere anche il fatto che la trama più va avanti e più diventa interessante. Siamo di fronte ad un titolo che non si sviluppa come storia in ogni capitolo, anzi ci sono tanti capitoli, la maggior parte, che sono abbastanza autonomi e autoconclusivi. Eppure c'è un equilibrio perfetto tra queste due cose, e sinceramente anche le storie singole dei capitoli, che in realtà non aggiungono granché alla trama di base, sono sempre comunque interessanti e piacevoli, ed è una cosa che non mi piace sempre, se devo essere onesto, come tipo di struttura narrativa. L'altra cosa che non ricordo bene se avessi detto nel video acquisti con i primi tre volumi, ma credo proprio di no, che mi sta stupendo di questo titolo sono le ambientazioni. Naturalmente parliamo di ambientazioni realistiche, non sono ambientazioni di fantasia, essendo il manga ambientato nel Giappone del periodo Edo, ma anche le ambientazioni più semplici in cui avvengono le vicende di questa storia, e se siano dei fiumi, delle praterie, dei villaggi, delle catapecchie, qualunque cosa è descritto anche sul piano tecnico e artistico naturalmente così bene che sembra veramente di essere là, e c'è un'atmosfera di ritorno che è veramente clamorosa. Qua parliamo di uno dei titoli, dal mio punto di vista, con le ambientazioni meglio descritte e più suggestive, benché per l'appunto realistiche. Quindi nulla da ridire finora su questo titolo, che davvero sto adorando. Chiudiamo bene con i soliti recuperi per quanto mi riguarda per Planet Manga. One Punch Man, in questo caso, ho acquistato il 15 e mi è piaciuto molto, esattamente come i volumi precedenti, e più vado avanti più mi pento di non aver continuato questo titolo qualche anno fa,
probabilmente perché intimorito dall'ipotesi che potesse andare avanti per troppo tempo e quindi non mi volevo impegnare con una pubblicazione che sicuramente sarebbe durata nei secoli. Però nonostante ormai siamo da tempo passati oltre il 20° volume, il titolo è effettivamente irrinunciabile, irresistibile, cioè divertentissimo, leggerissimo, con un disegno clamoroso e di conseguenza valeva assolutamente la pena di essere letto già al tempo, ma a dire il vero il fatto di poter recuperare adesso dei volumi un po' più rapidamente non è affatto male, quindi comunque va bene anche così. Secondo e ultimo recupero per Planet, Doroedoro volume 6. Ero convinto che fosse esaurito questo volume, come detto nel video acquisti precedente, quindi ero pronto a dover aspettare mesi e mesi per la ristampa. In realtà non è stato necessario, perché in realtà appunto il volume era effettivamente disponibile. Mi è piaciuto esattamente come i primi 5. Doroedoro è un titolo che viene spesso indicato appunto come un manga di alto livello, se ne parla sempre molto bene, e questa volta io sono assolutamente d'accordo con l'opinione popolare, perché lo sto amando anche io. Secondo me è bellissimo, è divertentissimo, è comunque molto interessante anche nella sua storia ed è chiaramente riuscitissimo per quanto riguarda i personaggi. Di conseguenza con questo titolo io non vedo l'ora ogni volta di leggere il prossimo volume, sperando che chiaramente continui il piano di ristampe per Planet. Il video acquisti, ragazzi, termina qui. Mi dispiace se questa volta è stato un video acquisti un po' più magro dei precedenti, ma effettivamente non ci sono state così tante uscite per quanto riguarda le serie che seguo io questo mese, tranne alcune uscite diciamo finali, tipo il secondo di Mars, della Finestra di Orfeo, il terzo della nuova edizione di, mi sembra, Spice and Wolf, e naturalmente Black Jack, che devo iniziare, quello invece è uscito a metà mese, ma sono tutte cose che probabilmente non avrei fatto a tempo a leggere per il video acquisti, quindi non che cambi molto. Ad ogni modo spero che il prossimo video acquisti sia un po' più ricco di questo. Per il resto ci vediamo al prossimo video e aloha.